Benvenuti amici di extremehardware.com, oggi andiamo a vedere degli auricolari molto particolari, le Ludos Ultra. Ci sono piaciute particolarmente, andiamole a vedere. Come possiamo notare, grande attenzione è stata posta anche nella presentazione. La confezione è metallica e compatta. Al suo interno ci sono vari accessori, tra cui il sacchetto per il trasporto, che richiama i colori degli auricolari, che sono davvero tanti e molto diversi tra loro. Sono un prodotto dal costo non particolarmente elevato, ma dopo averle provate per un paio di giorni, sono rimasto più che contento. Sono costruite con materiali ottimi e la qualità del suono non è davvero niente male. Tornando alla confezione, abbiamo gli auricolari veri e propri, che fin da subito mi sono sembrati ben realizzati, i materiali sembrano abbastanza solidi, in generale il colpo d'occhio non è affatto male. Abbiamo poi i gommini aggiuntivi di varie misure. Questi però richiamano il colore del corpo, quindi nella maggior parte dei casi li troveremo neri e non verdi, in questo caso. In ultimo, sul fondo della confezione, troviamo il classico, ma sempre piacevole, messaggio di ringraziamento. E in più un adesivo del brand Ludos. Come dicevo, queste cuffiette mi hanno da subito stupito per la qualità costruttiva. Le parti solide sono metalliche e non plasticose, il jack da 3,5 è placcato in oro e anche il cilindro con lo slider del volume sembra abbastanza solido e resistente. Forse avremmo preferito una corsa più ampia per lo slider, ma comunque rimane abbastanza funzionale. Sul cilindro è anche presente il microfono integrato delle Ludos Ultra, che non è affatto male. Infatti, quello che sentite in questo momento è il microfono delle Ludos Ultra. Come detto, non è eccezionale, ma sicuramente fa il suo dovere e si riesce a sentire abbastanza chiaro. Per quanto riguarda il cavo, anche qui mi sono stupito particolarmente. Il cavo è molto resistente, è abbastanza spesso, è molto flessibile, soprattutto ha una texture anti-intreccio che funziona davvero bene e rende sgrovigliare questi auricolari davvero molto semplice, anche più che rispetto a prodotti di fascia più alta. Abbiamo poi dei dettagli fondamentalmente superflui, ma che fa molto piacere ritrovare in un prodotto anche di fascia economica, come il retro degli auricolari che è magnetico. Questo ci permette di tenerle più ordinatamente, di poterle arrotolare più facilmente, di farne sostanzialmente diversi utilizzi. Io ad esempio ho trovato utile, quando non le utilizzavo, attaccarle dietro al collo in modo da tenerle in ordine, ma possono essere usate nel modo che preferite. Anche i gommini sono particolarmente interessanti, purtroppo non quelli che troviamo nella confezione sostitutivi, che sono normalissimi auricolari, normalissimi gommini di auricolari in-ear, tra l'altro, come dicevo, del colore del corpo delle cuffiette, ma quelli che sono di stock montati sugli auricolari sono gommini in memory foam. Questo li rende estremamente comodi, si adattano davvero facilmente alla forma delle orecchie, tra l'altro forniscono un isolamento particolarmente forte, ma possono risultare un lato negativo perché ti costringono a dover sfilare almeno un auricolare, anche soltanto per una banalissima conversazione di circostanza. Quindi, a seconda dei gusti, può essere un pro, ma può essere anche un contro. Però funziona. La resa generale delle Ludos Ultra è più che buona. Abbiamo dei bassi che purtroppo ad alti volumi tendono a non essere molto definiti, funzionano benissimo sui volumi medi, alzando un po' il volume finiamo per impastare un po' il basso con tutto il resto delle sonorità e del sound generale. In definitiva, le Ludos Ultra mi hanno lasciato molto soddisfatto. Le ho usate per circa una settimana, ci ho fatto di tutto, ci ho ascoltato musica dal cellulare, le ho utilizzate sul pad PlayStation, le ho utilizzate con degli headset VR, tra l'altro la resa spaziale dei suoni funziona a meraviglia. Per quello che costano sono un prodotto veramente eccezionale che vale la pena tenere in considerazione. Hanno qualche difetto, come ho detto i bassi si impastano un po' sugli alti volumi, lo slider del volume, corsa dello slider è molto ridotta, non permette un grande controllo e alla fine mi sono ritrovato nella maggior parte dei casi a gestire il volume dal mio telefono o da un'altra fonte. Il microfono, come abbiamo detto e come avete sentito, funziona molto bene. In generale ci troviamo di fronte a un buon prodotto. Vi consigliamo di prenderli in considerazione e di dargli un'occhiata. Non dimenticate di farci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e venite a trovarci su extremehardware.com.